liberi.tv, Riccardo Cristiano, questa è, diciamo, un extra, un bonus track, come si usa, che ne so, nei CD oppure nei film della Marvel, dove in fondo al video tu trovi invece un filmato che annuncia qualcosa. Noi stiamo annunciando in questa trasmissione, chi ci capisce, a noi due è bravo. Che cosa? Vogliamo farvi gli auguri di Natale, di Buon Natale 2018. Chiacchierando 5 minuti di alcune cose importantissime di questo Natale, degli eventi che si svolgeranno anche a cavallo di Natale, insieme ovviamente io e Antonio. Antonio, allora dai, prima cosa, prima di fare gli auguri e concludere, dici auguri, auguri, auguri a tutti. Sì, sì. Che dobbiamo fare subito dopo Natale? Cosa si fa dopo il 25? Cosa c'è? Il 27 c'è qualcosa, sbaglio? 25. Cioè, per quanto riguarda Natale in biblioteca, che sono una serie di eventi che vengono organizzati ogni anno da biblioteca della Mezzia Terme e dal sistema bibliotecario Lametino. Io, insieme al mio amico Antonio Paiuso, ho deciso di organizzare un evento per il 27 dicembre alle 16:30. L'evento si intitola Due vite, una sola una stessa lotta per essere liberi. Antonio Saffioti e Rocco Mangiardi. L'evento è presentato da Salvatore D'Alia, che è un giornalista, è un mio amico giornalista. L'evento non sarà altro che una intervista a due a me e a Rocco Mangiardi. Ognuno di noi racconterà la sua storia. Io racconterò la mia lotta quotidiana contro il muro della distrofia muscolare. E invece Rocco parlerà della sua lotta quotidiana contro il muro, in quel caso della mafia. Vabbè, sono due lotte, diciamo, grosse. Abbiamo delle lotte grosse, poi speriamo di far capire di averle vinte queste lotte. Ma di tu già stai vincendo. Tu già, secondo me, le stai vincendo, perché ne stai parlando. Sì, speriamo di far crollare questi due muri che sembrano invalicabili, ma in realtà non lo so, come tutti i muri si possono far crollare o scavalcare. Una cosa bella dell'evento sarà che è possibile acquistare sia il mio libro che il libro di poesie di Rocco Mangiardi, quindi sarà possibile acquistarlo. Quella sera in più io farò un omaggio ai presenti, regalerò qualcosa. E non lo diciamo, quindi c'è non anche una posso dire sorpresa. che cosa. No, non lo diciamo, quindi 27 dicembre, ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale di Lamezia Terme, ci sarà questo incontro tra voi due e ci sarà quindi anche una sorpresa, una sorta di regalo post-Natale che tu farai ai partecipanti, giusto? Poi attrezzatura permettendo, faremo vedere pure due video musicali che trattano gli argomenti dell'evento. Vabbè, guarda, io ti do la mia disponibilità per quanto riguarda la parte tecnica, come è successo in precedenza. Liberi TV sicuramente riprenderà l'evento e faremo in modo, io questo lo dico già in anteprima, di mandarlo anche in streaming. Quindi chi vorrà seguirlo, perché magari sarà a casa e non potrà magari muoversi di casa, comunque potrà vederlo. Certo, grazie. E poi, caro ragazzo, dobbiamo dire anche qualcos'altro però adesso, dobbiamo dire che il 25 dicembre c'è sto cenone, cioè la vigilia si mangia tanto. A casa tua che mangiate? Fammi capire. No, di solito i piatti della tradizione, la vigilia è il pesce, invece poi il giorno di Natale andiamo sulla carne.
tu, ma allora guarda, adesso ti faccio una domanda. Tutti pensano che Antonio Saffioti non mangia, nel senso che diceva, siccome magari ti vedono con la tracheotomia, dice, ma questo non mangia, eppure è bello pacchiarotto, cioè quindi qualcosa mangerà, si nutre, sì, si alimenta di qualcosa. Tu mangi? Sì, sì, ho fatto la giacca apposta per ritardare la alimentazione assistita. Quindi se uno ti volesse fare un regalo, sì, dovrebbe portarti qualcosa da mangiare. Qualche signora, sì, signorina che ti vuole fare un regalo, gli diciamo dove abiti e ti porta, sì, una torta. Ti basta che non sono cose difficili da masticare, non c'è problema. Cose morbide, cose, sì, buone, tu le assaggi e le accetti. Sì, certamente, certamente, sì, sì. Comunque... Ho delle cose che amo di più. Mangiare. Mangiare, siamo le cose incredibili. La faccia, sì, 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 sì. Se, hai la faccia del buon gustaio, devo dire la verità, hai la faccia del buon gustaio. E senti, soprattutto i dolci, più i dolci che il salato. Ma io ti annuncio che prima del 22, perché poi il 22 io parto, anch'io farò il Natale in famiglia, però lo faccio in Svizzera quest'anno il Natale, quindi lo faccio fuori dall'Italia, anch'io mangerò cose particolari, però prima di partire il 22 ti passerò a trovare e ti porterò anch'io un pensierino dolce fatto dalle mie manine, ecco, perché io non li acquisto, diciamo, i dolci, io li faccio, quindi ti faccio qualcosa adatto. Sei molto bravo. Allora, ti faccio qualcosa di, per te però, nel senso qualcosa di bello morbido, qualcosa che potrai mangiare, e poi ci facciamo il selfie con che ce lo mangiamo insieme. C'ho un paio, sì, di idee, sì, però anche io ti faccio una sorpresa, non ti dico nulla. Vabbè, sì, okay. Senti, Anto, prima di diciamo concludere questi auguri, mi dicevi che comunque è possibile quest'anno, come tutti gli anni, donare a Teleton. Sì, sì, è possibile fino al 31 dicembre, attivo il numero solidale 45510. È possibile donare 2 euro dal proprio cellulare. Se invece si chiama questo stesso numero, la rete fissa, si dona 5-10 euro, secondo uno come vuole fare. Però se si va sul sito di Teleton si può fare pure la donazione mensile alla, sì, ricerca contro le malattie genetiche rare come la mia, anche se la mia non sembra rara, è definita pure una malattia rara dal sistema sanitario nazionale, quindi può aiutare sia gli altri ma anche a me. Ah beh, certo, bisogna aiutare tutte le persone che la ricerca può aiutare, perché poi la ricerca scopre sempre, diciamo, delle soluzioni per le malattie rare o per migliorare la vita alle persone come te, perché penso che da quando tu hai scoperto di essere diciamo malato, le cose sono migliorate, se non fosse per la scienza, se non fosse per i progressi della medicina. Sì, no? Sì, certo, certo. Quindi è importante. Lo dico sempre nei miei incontri pubblici, che senza la ricerca sarei molto, molto. E siccome invece tu sei vivo e sei, okay, vegeto, e ci stiamo anche, diciamo, adesso interfacciando con il mondo, con il web, adesso lanciamo i nostri auguri personali di buon Natale 2018 a tutti e agli amici web ascoltatori, Facebook, YouTube, tutti i social. Allora, cosa auguriamo alle persone per questo Natale? Allora, buon Natale, che sia un Natale soprattutto formato da persone più buone, perché in questo periodo c'è molto bisogno di bontà e amore in questo mondo nero, governato, costellato dall'odio verso le altre persone. Invece io spero che sia un Natale di diversità valorizzata.
Io riprendo quello che tu hai detto poco fa. Io spero che sia un Natale di superamento di quelle barriere che tu dicevi, perché l'unica cosa che può passare attraverso questo muro è veramente l'amore, cioè l'accoglienza, il fatto di riscoprirsi fratelli, di riscoprirsi tutti esseri umani, di apprezzare la propria famiglia, che non è sempre magari la famiglia che vorremmo, ma è la famiglia che ci ritroviamo, e può essere una famiglia fatta di amici. Fatta di persone di colori diversi, può essere una famiglia perché c'è amore. Quindi io veramente faccio mio il messaggio tuo, quello dell'amore, e veramente io auguro solo l'amore per questo Natale, non regali costosi, cioè solo regalate l'amore, regalate la presenza, regalate la speranza e regalate soprattutto, vedi, con questo piccolo messaggio che tu puoi fare con Telethon, questa piccola donazione, puoi contribuire a regalare un Natale migliore a una persona anche che non conosci, però glielo puoi regalare donandoglielo. Giusto? Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti.